diciamo, in altri mercati a prendere, come dire, un altro marchio su prodotti geografici più rinomati e più ricercati, ma la qualità e la specificità di questo prodotto era noto soltanto a pochi addetti ai lavori. Oggi stiamo lavorando, abbiamo lavorato perché il grande pubblico lo conoscesse, perché il mondo apprezzasse il tartufo d'Abruzzo come apprezza altre varietà nazionali molto rinomate e molto pregiate, ma rispetto alle quali il tartufo d'Abruzzo non ha nulla in meno. Molti raccoglitori di tartufo stanno lottando contro le emergenze climatiche, la siccità che mettono a rischio la produzione del tartufo. Ecco, anche in questo caso la Regione come sta aiutando questi raccoglitori in difficoltà? Beh, l'emergenza climatica colpisce un po' tutto il mondo dell'agricoltura, i cambiamenti delle stagioni, stagioni eccessivamente piovose o eccessivamente secche producono conseguenze difficili da valutare e soprattutto da stimare nel lungo periodo, perché anche questo, diciamo, è, come dire, un po' complesso da poter stabilmente prevedere. È chiaro che la Regione interviene con i suoi strumenti, con il piano, con il PSR, con i fondi europei, sempre in qualche maniera per tutelare, stimolare, innovare le filiere produttive e metterle in grado di affrontare in maniera resiliente anche questo tipo di emergenze.